Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al giorno della memoria si è aperta con la Lectio Magistralis del professor Michele Sarfatti. Ascoltiamolo. Nel mio intervento ho delineato quella che è stata la storia della Shoah, di questo folle ma umano purtroppo percorso di persecuzione e di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'Europa. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente con alcune limitate eccezioni e che ha avuto qualche cosa di, in fondo di abbastanza simile alle epidemie, a quelle di colera o a quella del Covid attuale, ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei, quindi verso tutti, verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso gli adulti. L'antisemitismo è una brutta bestia, è un virus per il quale non è stato ancora inventato il vaccino definitivo. Siamo nella stessa situazione, se vogliamo, anche se il paragone può sembrare strano, siamo nella stessa situazione del Covid, quindi contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più, e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Queste sono le armi migliori che abbiamo, non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo e di razzismo in genere. Sulla commemorazione delle vittime della Shoah e sull'importanza del giorno della memoria, questi i pareri degli esponenti delle varie forze politiche presenti in aula. Una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo, una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un Consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo, è impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare, dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo, e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale, la Regione, sarà loro vicino. Quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità, vale a dire la Shoah, l'Olocausto, per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più. E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti. Anzi, come abbiamo visto, purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà, che si chiama Toscana.
Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al sindaco che prontamente, a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi, ha anche organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. Beh, ovviamente si rende ancora più importante oggi questa giornata, perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato, e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte, affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Ed è evidente che non trova giustificazioni quanto abbiamo letto stamani, quanto abbiamo visto succedere proprio a casa nostra. Tra l'altro la Toscana è una regione dove la solidarietà e la pace sono sempre un baluardo, e quindi riteniamo che sia importante correre ai ripari e magari cercare di capire anche laddove si può potenziare la comunicazione, l'informazione e magari anche l'istruzione dei nostri ragazzi, per evitare che quello che si è verificato in queste ore non succeda più. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare, però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza, come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose, che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. E sotto questo aspetto va letto anche l'incidente gravissimo di Campiglia Marittima, questo antisemitismo risorgente che registriamo nella comunità internazionale e che sostanzialmente porta con sé ancora pregiudizi nei confronti dello Stato di Israele. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. Perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. E questo è fondamentale, ed ecco perché anche quando l'Europa ha preso questa decisione di cercare di accomunare, come riunire tutti gli episodi che hanno contraddistinto la nostra storia come in una giornata unica, in un momento unico, io ritengo che sia poco opportuno, proprio perché la memoria di ciascuno di essi, singola, nel tempo in cui è avvenuto, contestualizzata, ci aiuta a quella conoscenza.
I campioni della memoria, questo è il titolo di una interessantissima mostra ospitata nelle sale del Consiglio regionale con tanti fili sottili che hanno legato lo sport alla Shoah. Questa mostra racconta la storia di atleti, maggior numero perché di donne ce n'è solamente, c'è solamente la squadra di ginnastica artistica olandese, di atleti che hanno visto compromessa la loro carriera sportiva, ma quasi tutti la loro vita, dalla tirannia nazifascista. Ed è una mostra, nasce una decina di anni fa, è un modo diverso di affrontare il tema della Shoah per coinvolgere maggiormente i ragazzi che sono i nostri maggiori fruitori di questo evento. È una mostra importante che dimostra quanto lo sport possa essere veicolo di pace, nello stesso tempo di testimonianza di quella che è stata forse la tragedia in assoluto più grande dell'umanità, e credo che lo sport oggi debba dimostrare ancora una volta con la propria eleganza, con il proprio stile, quello che è stato, per non dimenticare. Ovviamente molte volte non si dimenticano le geste degli atleti, è corretto non dimenticare la loro deportazione, il loro sacrificio che al pari di tantissimi altre persone ovviamente li ha visti soffrire e morire in gran parte dei casi dentro questa tragedia. È evidente che lo sport è un veicolo straordinario, lo vediamo in questo anno quanto sia stato importante lo sport, gli atleti, i successi, quanto i giovani si avvicinano anche alla conoscenza di quelle che sono le gesta degli sportivi, e quindi la testimonianza degli sportivi è un grande volano soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. A me mi ha colpito una delle di quelle più conosciute, perché è quella del di colui che ha dato il nome allo stadio di Empoli, a pochi chilometri da qua, Carlo Castellani, che faceva il calciatore, ma di fatto era un ragazzo che fu deportato e trovò evidentemente il destino più tragico proprio lì, a Gusen, che era, diciamo, il campo di il macchinario che termina a servizio di Mauthausen. Quindi, però sono tante le storie. Io credo che il punto vero di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quella proprio di dare un volto ai numeri, no? Perché tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone. Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Questo invece è il titolo del libro di Alfredo De Girolamo dedicato a chi si oppose alle stragi nazifasciste. In una giornata come questa, che è del ricordo, bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, a essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro. Visti anche gli episodi recenti di Campiglia Marittima di questi giorni, che sono davvero inquietanti per la dinamica, per l'età dei protagonisti, ci dice che sicuramente abbiamo fatto molto, ma il lavoro da fare è ancora tanto. E questa testimonianza che ci regala Alfredo De Girolamo è sicuramente un lavoro prezioso di ricostruzione, intanto di verità storiche, di onore alle persone che, non avendo esercitato l'indifferenza che spesso accompagna le abitudini di molti, hanno salvato vite e con questo salvato il mondo, come viene detto anche nel testo, e quindi in qualche modo si conferisce eternità a questi esempi virtuosi, e dall'altra parte si recupera e non si disperde una lezione di civiltà che certamente ci consegnano. Vale per gli episodi di oggi, ma vale in generale, perché ormai abbiamo capito da tempo che la democrazia e i valori non sono mai acquisiti una volta per tutte, ma devono essere difesi giorno dopo giorno nel nostro agire quotidiano. Queste iniziative che vengono fatte, queste giornate nazionali, servono soprattutto come monito perché determinate cose non succedano più. In questo caso la lettura che dà De Girolamo è una lettura positiva di questo tipo di ricorrenza, ovvero ricordare chi
con l'animo degli italiani, dei toscani, non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte, mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme con appunto l'intervento di tanti giusti che a quelle norme si opposero.